dolcissima. Non si vede. È golosa, golosissima. Ci vuole stamattina alle 7:30 che l'ho portata a fare la pipì. E ora l'acqua ce l'ha lei? Sì, ma io abito qua. Abito proprio qua, sono uscita apposta per lei perché. Tutta, ma infatti lei mi stava dicendo, vuole da mangiare, ogni tanto anche lui gli dà il biscotto. Gelato! Brava! Ogni tanto cara. Anche Luciano gli dà il biscotto perché ormai la pulisce. Vuoi pulire il culo? Ecco qua, dall'altro lato. Ciao. Perfetto, guarda è finito. Non ce n'è più, perla. Aspetta che il mio è vuoto. Quando sei il barattolo dello yogurt, quello un po' piccolo, no? Quello da 125. Glielo do delle volte. Vediamo qua. Mi rimane incastrato nel naso, è troppo forte. Vedi sti occhi fuori, sto coso in bocca, non fa morire. Ciao. Noi abbiamo sempre avuto da cani, gatti, sì. Poi io ho un amore particolare per gli animali. Sì, beh. Io era prima, avevo quando ero più ragazzina. Poi mia figlia voleva avere una ragazzina. Io ho detto no perché. Che poi non è cambiato nulla, perché a 24 anni è sempre come il cane, a prescindere. Però sai, prima ero anche più impegnata per tante cose. Brava! E comunque da gestire un cane, non è che abbiamo avuto costi tedeschi. È ancora più grande. Solo che ciao, te abitiamo uno sotto l'altro, ma lei va via la mattina e torna la sera. Guarda, l'ha vista adesso che lei entrava, noi stavamo uscendo, bacino, via, finita la ecco vita, mamma, perché lei è la mamma e io sono la nonna, no? È sempre con me. Ma è meno male che ce l'ho perché mi fa da me. Sono sola tutto il giorno, mi fa una grande compagnia. Sì, perché poi una parla con loro. Io al mio. Noi abbiamo attualmente un gattino. Quando andiamo via gli spiego, andiamo via, Perla, non ti preoccupare. Guarda, Perla, guarda cosa, guarda qua, scusi, che brutta. Perla, guarda qua, Perla, guarda, cos'è? Qui, guarda, irrequieta. L'unica roba che la blocca. Non c'è più nulla, guarda, ormai, guarda, non c'è più nulla. No, ma lei non si ci crede. Ma cosa vuoi? È finito, non c'è più nulla. No, neanche. No, ma... Lei ad esempio con i gatti non lega. Ciao. No, il gatto ce l'abbiamo noi perché il gatto è più autonomo e più indipendente. Lascia. Invece il cane ha necessità di ulteriori cure. Anche la sera, l'inverno, fa freddo, prendi, esci, falla fare la pipì. Che poi lei è un'altra che pioggia, l'altra sera pioveva, è uscita, ha preso due voci e è tornata dentro. Poi l'ha fatto in camera ovviamente, c'è il tappetino, sì. L'ha fatto sul tappetino perché sì. Se non la fa, la deve fare più. Ma è piccola, cos'è? 4-5 anni? No, ha 7 anni, ma secondo me è una razza piccolina, perché io ho delle mie amiche che ci vanno. Perla? Lei l'ha presa, Perla? Innamorata di lei, mia amica. Ciao. L'ha preso, però il suo è Satana. È di una liquidezza pazzesca, morsica. Perla? E pensavo che fosse una rarità, invece no, perché no, sono andata Perla? Al mare, no, perché vado una settimana a Roseto di Peruzzi in un residence. E questi tengono anche i cani, un residence come. E c'era uno uguale a lei maschio che si chiamava Pluto. Oh, non potevo toccare, il padrone mi fa no signora, non lo tocchi perché morsica. Ed è brutto quando è così, perché vedi lei? Cioè no. Con tutto per lei? Così. Ciao. Ma dove vai in giro? Che ti viene la voglia di andare. Sono andata là, l'ho fatto. Via, togli. Magari hanno avuto qualche problema. Ha detto che è sempre stato così. Come la mia amica che l'ha comprato piccolo. Pasqua, mamma. Per la? E quando morsicano più i bassi. Io non. Lei l'ha portata a far vedere da due, addestrare, niente. Perla? Detto, signora, è proprio il carattere del cane. Lei invece no, lei. No. Ma anche quando camminiamo dove c'è altri cani, lei cammina dritta, non caga perché abbaia, cioè magari con i dentini e senti wow. Lei non è litigiosa. No. Lei si fa gli affari suoi. Come sono cani anche delicati però questi, sì. Non hanno... Quando l'ho presa è stato un problema all'inizio perché
Ciao. Anche il veterinario fa, ma signora, il suo primo cane, dove effettivamente ha preso proprio il cane più delicato che c'è. Bene. Ciao. Questi qua quando camminano con le zanchette, ora che c'è caldo, si bruciano. Stiamo guardando, ho visto mia figlia l'altro ieri che ha tutte e quattro le zanchette ai lati rovinato. Adesso non so se uno, gli avevo preso le salviettine da bambino, non vorrei che siano quelle che è proprio il pavimento. Ciao. Perché domenica l'ho portata al lago e ha camminato nel caldo. Abbiamo cercato di stare all'ombra, ma non, dove non c'era, si rovina quello, non c'entra le salviette. Perché è, ho detto magari la salviettina nuova, è proprio perché è un cane delicato questo, il cane è delicatissimo, anche con l'alimentazione, le cose. Sì, l'ho fatto fare questo, cucine. Io gliel'ho chiesto, era un pochino, qual è. Beh, io adesso di cibo le faccio la carne macinata mista col maiale, pollo no, pollo viene l'irritazione. Gli faccio manzo, vitello, quello che capita con il suino, mischio. Poi le metto una zucchina, una carota e due manciate di pasta e per due giorni. Certo. E quando l'ha presi? Gli avevano fatto fare i cuccioli, aveva i seni che perdeva il sangue, poverina. I vermi polmonari. Se sono animali non c'è. Ho detto, oddio, gli ho detto al veterinario, madonna, mi sta già mettendo un'angoscia, cioè. Poi l'abbiamo curata, poi mi ha detto, guarda signora, l'alimentazione adesso, stia attenta perché questi cani, abbiamo avuto un po' di problemi perché ogni crocchetta che prende siamo dentro i piccolini, vomitava. Poi ne abbiamo trovato uno che funzionava, poi ho detto, ma scusa, è un po' che sono a casa in pensione, ma glielo faccio io, più Giulino, mi costa un po' di più, fa niente, almeno mangia appunto, Perla? No? Mangia. Vieni. Ma poi stai da bene, gli ha fatto le figure, è bella, è bella lucida, è tenuta bene. Mi dice ciao la signora che ti ha dato il gelato. Ma...